Benvenuti a questo nuovo video. Oggi è una vera e propria missione. Ho rotto l'obiettivo, sono in pieno giorno, ho due bambini a casa e spero che non litigano. Gli ho detto, mi raccomando, starà tranquilli un attimo che la mamma deve girare il video. Sperem, perché ho i video dei prodotti finiti del mese e sono già in ritardo. Questo qua è il primo prodotto, questo sapone bio alle fragole mirtilli di Bosco. È un sapone che mi è piaciuto tantissimo. Molto profumato, anche la consistenza, e anche soprattutto un prodotto economico, prodotto pro nostro. Poi ho terminato queste salviette che prendo sempre da Eurospin, le utilizzo per quando mi trucco, sono molto profumate, delicate, le utilizzavo anche tantissimo quando facevo il cambio pannolino, e quindi è un prodotto pro nostro. Poi ho utilizzato questa tinta di L'Oreal, è la 4.0 fondente castano ed è quella che ho in testa adesso, anche se in realtà è molto scaricato. Mi è piaciuta tantissimo, è un bellissimo castano, quando lo fai è molto più scuro, adesso è perso, ovviamente devo rifarla. Devo dire che le tinte di L'Oreal sono sempre comunque buone, mi piacciono tantissimo, sono valide, quindi è un prodotto promosso. Poi, sempre della stessa linea, ho terminato questo sapone della Mantovani. Questo qua è miele biologico e pappa reale, anche questo qua è un prodotto promosso. Poi, ho terminato questo bagno schiuma della Neutro Roberts Beauty con oli dermorigeneranti, senza parabeni. È un bagno schiuma che mi è piaciuto tantissimo e ultimamente questi qua di Neutro Roberts mi stanno piacendo tantissimo perché sono molto profumati, di ottima consistenza. E sono quei bagno schiuma che uno dice, ah, mi sono proprio lavata bene, profumo di bagno schiuma, quindi è un prodotto promosso. Poi ho terminato queste salviette che avevo preso da Tigota, super economiche perché le avevo pagate 50 centesimi, però non mi sono piaciute, quindi è un prodotto bocciato perché avevo un odore che puzzava, alla fine non erano neanche profumate, quindi bocciato. Poi ho terminato questa crema mani della Lovea con karité e cacao, un profumo di cacao buonissimissimo, devo dire buono buono. La cremina è carina, è molto pratica ed è comoda da portare in borsetta, e quindi è un prodotto assolutamente promosso, tra l'altro molto molto idratante, levigante sulle mani, la senti proprio bene, quindi è un prodotto promosso. Poi ho terminato questa lacca della Splendor, formata da borsetta, comodissima, tiene molto forte perché il fissaggio è forte, tiene benissimo, è comodissima da portare in borsetta, io la metto spesso nell'organizer ed è un prodotto assolutamente promosso. È una delle mie lacchettine che io utilizzo di più. Poi ho terminato questo deodorante della Breeze, la freschezza talcata, ha una tenuta molto buona, nel senso che tiene assolutamente una giornata intera. Io non ho una sudorazione problematica, però devo dire che è un ottimo deodorante e si sente tantissimo, profuma moltissimo ed è molto delicato. Poi ho terminato questo bagno schiuma della Sien, questo profumo al melone buonissimo, solo che devo dire la verità, la profumazione è molto buona, ma la consistenza del bagno schiuma di Sien mi fa impazzire perché un po' rientra nella categoria di quei bagni schiuma che sembra quasi che non lavano, perché le profumazioni sono buone ma sono poco schiumosi, e quindi è un prodotto che io boccio. L'ho preso in particolare perché mi piaceva tantissimissimo questo packaging. Poi ho terminato questo dentifricio della Mentadent ed è il Whiten Out Gold. Mamma mia come urlano, aiuto! Mi è piaciuto moltissimo, anche se in realtà ha quel bluastro che mi fa senso quando mi lavo i denti, però devo dire che sbianca abbastanza bene, anzi direi bene, quindi è un prodotto che io promuovo. Ho terminato questo bagno schiuma della Caloderma, è molto molto buono per la pelle secca, molto idratante, levigante, non profuma tantissimo, però quella minima profumazione che ha è molto delicata, quindi è un prodotto promosso. Poi ho terminato questa crema per i piedi della Sien, non mi è piaciuta per niente. È una crema che idrata la pelle, così dice, ma in realtà non ho trovato nessun beneficio, non idratava niente assolutamente, e quindi
non mi è piaciuta per niente ed è un prodotto assolutamente bocciato. Ho terminato queste salviette struccanti che prendo sempre da Auchan, sono economiche, struccano bene, non sono molto delicate, però devo dire che non mi hanno nessun tipo di irritazione, quindi sono un prodotto promosso. Poi ho terminato questa crema per il... Cosa è successo? Perché litigate? Mi vede subito l'ego! Eh? Mi vede subito l'ego, no? Sono secondo il carico, poi non va... Mamma mia ragazzi, aiuto! Che palle, tiriamo sempre! Poi ho terminato questa crema per il corpo della Sie, la melagrana. Mi è piaciuto moltissimo. Scusate ragazze, ma mi fanno impazzire. Allora, poi ho terminato questa crema per il corpo, è alla melagrana, mi è piaciuta moltissimo, molto molto idratante, levigante, idrata tantissimo la pelle, la lascia liscia e morbida e molto lucida. È un prodotto che mi è piaciuto tantissimo, quindi lo promuovo e non so se ci sia ancora, cioè, non l'ho più vista, spero di ritrovarla perché mi è piaciuta moltissimo. Quindi è un prodotto promosso. Poi ho terminato questo scrub per il viso Aloe Gardiana della Omia. Io questi prodotti qua li sto amando tantissimo, sono i miei prodotti per il viso in primis che utilizzo perché sono ottimi, hanno un buon prezzo e hanno degli ottimi ingredienti. È un prodotto assolutamente promosso, anzi me lo andrò a riprendere perché è già la terza volta che lo prendo, quindi è un prodotto validissimo. Poi ho terminato questo mascara di Kiko, è l'Extra Scout, è un ottimo mascara, infoltisce moltissimo, più che allungare infoltisce molto e mi è piaciuto tantissimo, mi è durato molto, devo dire, quindi è un prodotto promosso. Poi ho terminato questa crema contorno occhi di Siena, la melagrana. Melagrana si dice? Sì. Alla melagrana, è un ottimo contorno occhi, molto molto delicato, ricco, va molto a idratare la zona contorno occhi, quindi chi ha la zona contorno occhi molto secca è un prodotto consigliatissimo, un prodotto assolutamente promosso. Poi ho terminato questa maschera all'aloe di Sie, sono le maschere monodose, mi è piaciuta moltissimo, l'ho trovata molto delicata. E devo dire che la riprenderò perché me l'ha sentita proprio bene sulla pelle, lascia la pelle molto luminosa e quindi è un prodotto promosso. Per finire in tema di bambini, ho terminato questo ultra dolce per bambini all'albicocca. Aiuto, 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 si stanno scannando. Vabbè ragazzi, devo chiudere questo video perché oggi non ce la si può fare. Questo qua è uno shampoo che ho utilizzato per loro ed è ottimo, lava molto bene i capelli che sono belli puliti, vero Kiki? Li lava molto bene, soprattutto molto profumato, non ne serve moltissimo, non contiene parabeni ed è uno shampoo che secondo me da 3 anni in su, o 2 anni e mezzo, 2 anni e mezzo, si può assolutamente utilizzare, perché dice meglio con la mamma, te stai con la mamma, facciamo via, no? Quindi è un prodotto che io vi consiglio, io fino a un annetto fa usavo sempre quelli di Fistan, quelli di Stella, insomma. Adesso posso tranquillamente passare a questi shampoo, quindi sia per Crista che per Riccardo uso questi qua di Ultra Dolce, sono dei shampoo ottimi, quindi un prodotto promosso. Bene ragazze, questo video è terminato, io vi mando un bacione, scusate ancora per il disagio, purtroppo a volte la situazione veramente è un casotto con loro e io vi ringrazio tantissimo per tutti i commenti che mi lasciate sui video, scusate se a volte non riesco sempre a rispondere, ma come vedete insomma a volte comincio, poi interrompo, insomma ci sono una serie di cose che mi permettono sempre di essere attiva e poter rispondere ai commenti, ma io li leggo sempre tutti. Quindi vi mando un bacione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!